Ciao ragazzi, bentornati all'episodio 3 di questo gioco. E ieri ho fatto una gara e sono arrivato a livello 10 e ho sbloccato la seconda auto. Però ho quittato, quindi adesso ce la farà scegliere. Quindi se non mi ricordo male a livello 10 e 20 ci darà macchine in più, insomma. Fino a un massimo di 3, quindi altre due macchine. Ho trovato il modo per metterlo in widescreen, solo che appunto si glitcherà un po' l'UI, la user interface, perché è pensato per un portrait. Qua il nostro folpo amico ci dice che abbiamo raggiunto il livello 10 e quindi ci daranno un'altra macchina. Possiamo prendere di nuovo la Magnum Saber, ma non vedo il perché, quindi ci prenderemo la Avante Junior H Beatnik, la macchina che ho. E a livello 20 prenderemo la Dash 1 Emptor. Ci dirà anche se vogliamo costruirla, ma io non ho voglia di costruirla. Cioè, partire dal filmato con la costruzione in corso. Oggi oltretutto ci sono 9 sfide. Abbiamo nello shop Amoni, come lo chiamerò, la Dio Spada, che è una macchina italiana. E avremo il freno da jump, che questo qua potrebbe essere utile, ma non penso andrò neanche a comprarlo per ora. Dopo c'è fibra rinforzata anteriore, il castello e i stabilizzatori bassi larghi, che potrebbero essere utili però. Oltretutto abbiamo la nuova sfida World Grand Prix Edition, quindi potremo fare anche questo. Appunto ci racconta che la Dio Spada qua è una macchina italiana, bla bla bla. E vabbè, prendiamoci subito quanto la sfida, tipo logga, non lo so. Andiamo per 50 stelle per qualcosa. Dovremmo investire che la macchinina fa abbastanza schifo. Ah sì, se ve lo chiedete, la seconda macchinina è qua. Premetela costruita. Allora, siamo arrivati al punto che potremmo fare questa sfida. Ci costerebbe 80 punti e mi sembra che la perderemo sicuramente, quindi non la facciamo per ora. Qua c'è la nuova sfida, che sono abbastanza lente le macchine qua. Intanto prendiamoci 10.000 soldi solamente per leggere la storia. Sembra siano 10.000. E vabbè, praticamente ci racconta che non ho tradotto niente, però ve lo posso dire. Praticamente parte la sfida mondiale e gli italiani vanno a combattere contro i giapponesi, ovvero noi italiani. E ovviamente noi italiani siamo furbi, usiamo i cittoni. E se continuerò questa campagna vi farò vedere cosa succede. Tanto avremo una cosa come 2 settimane per farla, quindi possiamo preparare la macchina praticamente molto velocemente. Allora, detto questo, potremmo direttamente iniziare a farci la campagna, perché più campagna facciamo più oggetti sbloccheremo che dovremmo farmare, per appunto farando la macchina più veloce. Speed salto, e in più mi servono livelli. Questa è la pista, questa è una pista da speed, quindi la macchina sarà troppo lenta adesso. Vediamo un attimino, la mia macchinina è lenta come la fame? Sì, lenta come la fame. Tanto nello shop si è aggiornato, non penso, vero? No, mi sarebbe piaciuto prendere un telaio da ST, ma un po' più sfiga. Questi mi sembra di averli, almeno credo. Ormai li compriamo. No, non li abbiamo. E allora li compriamo perché aumentano la stamina, ragazzi. La stamina è importante, uè. Poi che c'è il clima delle hotel o meno non frega niente, perché non servono assolutamente niente altro che a darmi 27 di stamina in più. Du, 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 du.
Questi qua invece quant'è che ne davano? 15. Beh. Poi abbiamo comprato tutto quello che serviva. Circa. Ovviamente mi servirebbero anche queste qua per le varie cosette, per le varie modifiche che dovrò fare, ma non si può avere tutta la vita. Abbiamo un rimotore, quindi andiamo a provare a schippare un bel po' di campagna. Ah, oltretutto campagna, in teoria sì, ho fatto questa gara qua ieri e appunto mi ho fatto livellare. Quindi proviamo a devastarla con questa. Gara jump, appeal. In teoria. È bello che ci droppa anche due bombole di energia. Quindi potremmo giocare di più. Sai anche che devastiamo anche. Sì, dai, lo devastiamo. Bene. Abbiamo 7 secondi in vantaggio. Ora vedremo tutti quanti i glitch grafici. La Sonic Saber, no. La Hurricane Sonic che drifta. Loro che svolano giù dalle montagne. Abbiamo ricevuto due di questi che sono ottimi. E in più High Gear. Quel set di ingranaggi oro mi sembra sia 4-5, no 3-5-1 di rapporto, che è una cosa bestiale. Ok, ci dropperà anche la prima cosa, 20.000 money. Sfida completata. Potremmo prendere gli Edit Cup Ticket, che sono praticamente per il PvP. Ogni volta che facciamo PvP ci costerà un Edit Ticket. Gascia. Gli skip potrebbero essere utili. Perché la macchina è troppo piantata. Quindi torniamo indietro. E intanto possiamo vedere qua in alto, se premiamo sul più, quanti boost abbiamo. Ne abbiamo già un bel po'. Allora, io direi di continuare con la campagna. Pare che darà 100 XP sta qua. O forse 200. Davvero, c'è di punta e la mia macchina fa abbastanza schifo adesso. Abbiamo pochissimo torque, abbiamo pochissima coppia su sto coso. E mi sa che non posso ancora mettere, no esatto, a livello 20 potrei mettere la coppia al motore. Niente, ce la teniamo così per ora. Ci mettiamo anche i nostri nuovi stabilizzatori laterali che aumentano la stamina. E ah sì, possiamo mettere anche qua, che mi ero dimenticato ieri di mettere l'albero motore. No, l'albero di trasmissione, no, l'albero motore. Bene, andiamo. Ah, già che ci siamo, visto che siamo in coppia scrausissima, ci iscriviamo. Mi pare ogni 3 ore possiamo fare una gara. Non importa se la vinciamo o perdiamo, perché in ogni caso dropperemo dei punti e con quei punti potremo sbloccare cose. Ad esempio, i primi 100 punti che facciamo ci dà 120 monetine, poi ci darà pezzi e via. Quindi anche se avete la macchina che fa schifo, buttatevi dentro, tanto prendete qualcosa di sicuro. Quindi la prossima gara mi sembra sarà alle 3 adesso, sì, perché è mezzogiorno. E andiamo a battere il vecchio, sperando di riuscirci. Altrimenti possiamo tornare a farmare la carena di quest'auto. Vediamo subito. Sì, perché abbiamo anche noi abbiamo la carena da velocità di punta. Quindi lo dovremmo devastare. Motore a pill è veramente buono fino a livello 20, dopodiché è un pochino meno. Cioè, dopodiché dovremmo essere settati per andare veloci dritti. 300, bella. 300 punti XP a testa. Più denaro che piove adesso, letteralmente.
5000. Andiamo a battere. Come si chiamava questa qua nell'anime? Cristina, bro. Non mi ricordo. Carlone qua. Che in realtà nell'anime europeo è con i capelli neri. E qua è bionda. Oh, telaio, buono, buono, buono. Questo telaio già mi piace. È almeno la velocità. È un ST. Straight. Circuito tecnico. Non è la velocità questo qui. Livello 20, no, 20 secondi. Abbiamo tutto di poco. Però almeno ci ha dato il telaio da dritto, che andiamo subito a spacchettarci. Le cose molto importanti in questo gioco sono telaio, motore e carena. Quelle sono le cose che vi daranno il boost maggiore, diciamo. Qui ci dà cerchi che non mi servono, però vediamo di qua cosa ci dà. Cerchi che non mi servono. Motore che non mi serve. Motore che non mi serve. Andiamo di qua e andiamo a cambiarci il telaio. Premendo qua si cambierà il telaio, cioè si va nel garage, diciamo. Poi premendo qua si va su. Scusate, da qua. E poi qua si va a spacchettare le cose che ci servono. Quindi sono indietro, si prende il telaio, vedete abbiamo già più 10 in velocità e meno 10 in coppia. Abbiamo preso già 100 punti nel punteggio overall. Circuito tecnico, quindi il motore a pil va molto bene, perché ha molta coppia per spingerci attraverso le curve. Madonna quanto è lento. Sull'altro mio account che sono a livello 50 questa cosa la farei in 6 secondi uscendo di pista, probabilmente tirando dritto letteralmente. Ah, è per 5 punti, mannaggia. Vabbè, tanto i motori, se più motori abbiamo non è che mi cambia niente. Tanto potremmo sempre distruggerli per fare XP. Questo è un circuito tecnico, madonna. Just, partenza perfetta. O entro i 2 millesimi. Vi faccio vedere solamente un giro poi. Via. Adesso la macchina deve pesare 135 grammi, 137. Pesa un bel po'. Livello 11. Bomboletta di spray. Energy drink in realtà sono. E se non lo sapevate, in Giappone vanno molto di moda gli energy drink. Facciamo anche questa o skip? No, devo farla per forza. Perché devo fare 8 stelle per poter andare sopra. RIP. Carlone è molto wide in questa versione. Non mi ricordo neanche se si chiamava Carlone, in verità. Mi pare di sì, però. Vabbè. L'omino della Black Saber. Era il bullo. Il bullo del quartiere.
Sai perché anche su cartoni giapponesi il bull è sempre wide AF? Anche su Doraemon, cioè il bulletto che è super wide. È un team, non lo so. Stationery shop. Oltretutto nella sfida contro Dio Spada, adesso che ci penso, siamo a Pisa, ragazzi. Andiamo a Pisa a fare le gare, perché l'ho giocata prima sul telefono. E c'è proprio lo scenario 3D della, dentro, non so, sembra il Colosseo. Anche se so che non è il Colosseo. Oddio, potrebbe anche essere il Colosseo, perché non leggo il giapponese, mi spiace. Lo me ne assai. Questo qua è il riccone sfondato della serie, Eduardo. Eduardo in italiano, Eduardo in giapponese. Adattamento. È lo stesso GQ di prima, credo. Sì, contro la Dash. 3 secondi di vantaggio. Come si chiama? Ah, ricordi. Contro la professoressa. Questa qui è un personaggio che hanno aggiunto su questa cosa qui. E praticamente c'è un'opzione, mi sembra qua, che se usate un ticket speciale vi dice le caratteristiche della vostra mini. E in più vi dice cosa potete migliorare o no. Solo che non so leggere, cioè non ho voglia di tradurlo, quindi non l'ho. L'ho fatto una volta giusto per vedere cos'era, ma per il resto, raga, mi sembra che abbia una mini da raccogliere. Non te la aiuto per uno. Tutto da curva quello lì. Infatti è bravo. Ah, se non puoi batterli, unisciti a loro, no? E via di 30 stelline. Stiamo già andando a sfidare il boss, ovvero Ricky, e ci data delle lime ancora. Prima c'è stata la scatola delle lime, adesso ci dà le lime in sé. Vedete qua, Master Fabro. Adesso che abbiamo fatto un pochino di campagna, quasi quasi me ne vado a farmare un po' di carene. Oppure potremmo farmare un po' di storia e poi aprire un po' di gasha. Livello 12. Mancano 8 livelli. Ah, abbiamo sbloccato questa. Bella. Abbiamo sbloccato anche la mappa 3. Mappa 3 abbiamo un ghigo da qualche parte. No, mappa 3 non abbiamo. Mappa 3 mi sembra costa 12. Esatto. Però ci dà. Oh no, beh, l'ha fatto subito, ci dà subito il telaio OP. Quel telaio lì è il miglior telaio che ci sia per andare dritti. È il telaio più veloce. È uno dei telai più veloci, perché in realtà il tipo 4 è il telaio più veloce. Oh, tipo di partenza. Mi sa che ci ara adesso. No, non c'è. Guarda, abbiamo sorpassato con classe. Bene bene, telaio super buono. Rimangono quante punti battaglia qua? 4,50. 9, possiamo fare una gara da 8 punti.
Abbiamo sbloccato un'altra volta il folto. Folto è una cosa che non mi serve per ora. Questo non mi serve. Questo non mi serve. Questo mi servirebbe. Noi andiamo invece a farci quest'altro. Cambiando il telaio però. E se tanto mi dice tanto. Devo andare a aprirlo. Spacchettiamolo. Scusa, spacchettiamo oltre quanto. Questa qua l'ho vinta ieri. Ok. Come potete vedere, questo è meno veloce, però più coppia. E pesa un grammo in più. Però è più veloce. Ho 128 grammi, che tanto, ma questo lo prendo. Sa che di gomme non abbiamo. No, no. Se mettiamo la front bar, rallenteremo e basta. Quindi cerchiamo di metterla più avanti nel gioco possibile. Qua non abbiamo nient'altro. E boh, proviamoci. Forse no, sarà molto close come gara. E invece no. Ma sì, guardate, veramente close. Abbiamo vinto di 200 centesimi. Bene, bene, bene. Ci dovrebbe dare subito anche qualcosa di interessante di drop. E soldi, ovviamente. A noi piacciono i soldi. Ah, un'altra cosa importante. Ah, queste sono veramente importanti. Lo shop, ragazzi, si resetta ogni giorno alle 9 di sera. Quindi questo qui ogni giorno alle 9 di sera si resetta. Qua dice che mancano 7 ore appunto, perché mancano 7 ore. Sì. Adesso possiamo mettere delle rotelle super veloci. Diamone una alta. No, devo andare a prenderla. Uno scartavetralle. Queste qua sono le più veloci se le mettiamo solo. Cioè sono le rotelle più veloci nel gioco. Se le mettiamo nello stay posteriore. Quindi queste possiamo toglierle e metterle davanti. Ma mi sa che metterò quella con il cuscinetto a sfera. O bronzine in realtà. No, in realtà sono cuscinettate. Sono cuscinettate queste qui. Ok. Cambiamo il cerchio perché grigio non mi piace. E ce l'abbiamo solamente a nero. O grigio o nero. Quindi niente. Però magari non penso neanche sarà diverso. F perché probabilmente ha 2.6, G perché ha 2. Quindi sì, abbiamo già il cerchio migliore. Bene, prendiamoci le sfide che abbiamo fatto. Tre batterie e 100 punti, buono. Valutiamo un attimino se fare la sfida qua per prendermi le carene. Ora ne premo 2, 4, però c'è anche cose utili. Non so che farmerò fino a un'altra mappa. Mamma mia, un po' duro. Qua non c'era neanche un gigo, vero? Se ce n'era uno in realtà. 2, 4, mappa 2 mi sembra che io fino a livello 30, cacchio. Sì. I miei vicini che spostano i mobili di continuo.
Non fare questo e basta. Questo sarebbe l'11esimo, però non tocchiamo altro. Vabbè, io concludo qui. Vado di sopra e mando a cagare i miei vicini. E ragazzi, ci becchiamo alla prossima.